Ciao, bentornato qua sul mio canale. Oggi sono qua con la cornice dei miei monti alle mie spalle. Smetto di girare perché mi gira un po' la testa. Con la mia splendida Africa Twin, la vedi qua? Mamma, che moto straordinaria! Sono qua per parlarti di un tema a me caro, una cosa che mi ha cambiato un po' la vita nelle ultime settimane. Ma prima, siccome io sono povero in canna, mantenere l'Africa Twin costa e faccio sempre pochissimi video, l'ultimo è uscito più di una settimana fa, ma non ce la faccio col lavoro. Permettimi con questo gancio improponibile di presentarti lo sponsor di oggi, ovvero Autodoc. Autodoc è un sito web che vende ovviamente ricambi auto e moto. Puoi trovare in descrizione il link all'applicazione, il link al sito. Devi solo sapere che su questo sito web trovi tutti i ricambi dei prezzi super bassi, lavorano in 26 paesi differenti, quindi vai dentro, inserisci la targa della tua autovettura e cercati il pezzo che ti serve. Ma adesso io ti voglio parlare di una cosa che mi ha cambiato un po' la vita nelle ultime settimane. Ovvero questo, che cos'è? È il libro di Jonathan Encini. Ovviamente Jonathan non mi ha pagato, questo me lo sono comprato, ma è stata un'esperienza talmente positiva che adesso te ne voglio parlare. Ma mettiamoci un po' più comodi perché questa G9 pesa 1,5 kg e mi sta uscendo una spalla. Dai, mettiamoci comodi. Partiamo con questo video perché devo andare. Qua c'è la mia Africa Twin, qua c'è il mio casco con un miracolo della tecnica qui, a parte la GoPro, con un suo filtro ND che un giorno ve ne parlerò, e questo è il libro Partire per viaggiare non per arrivare di Jonathan Encini. Da qui in poi non ci saranno più tagli. Jonathan Encini chi è? Jonathan Encini è un signore, un ragazzo signore, che ha all'attivo più di 400.000 km e 77 paesi visitati ad oggi, quindi un signore, il dio del motoviaggiatori italiani. No, a parte gli scherzi, questo è un libro che parla dei suoi primi 30.000 km che l'hanno portato dall'Italia alla Cina, passando per Russia e Giappone, quindi dall'Italia, Turchia, si va giù, poi si torna su Russia, Giappone e rientro in Cina. La prima parte del libro parte con calma, ci introduce il personaggio, cioè Jonathan, e va a raccontare tutta, prima di tutto, la sua infanzia, cioè il suo background, con sia il background familiare. Guardate qua, ci sono delle immagini di lui da piccolino, non voglio farvele vedere. E ci va a raccontare quello che è la situazione familiare, la situazione dei primi motorini, la situazione dei primi amori, e ci catapulta in un momento molto preciso, cioè con Jonathan che sta finendo quello che è il liceo, quindi un diciottenne che non sa cosa fare da grande, un diciottenne molto liberale che è alle prese con i primi amori, con le prime delusioni, con i primi lavori e le prime delusioni forti derivanti dal lavoro, molto forti, e ci spiegano un po' i motivi del perché un ragazzo dovrebbe decidere di prendere 2.000 euro, quindi lui è partito con 2.000 euro, prepararsi la moto e partire per il giro del mondo. Ora, nella prima parte ovviamente si parla molto di quello che è la preparazione, non molto nel senso manuale di cosa metto qui, cosa metto là, ma si parla comunque di come Jonathan ha lavorato per trovarsi un minimo di sponsor, come ha cercato di entrare, di trovarsi dei minimi di aiuti, delle difficoltà che ha incontrato nell'era internet pre-social, cioè i forum, di come era visto la sua iniziativa di trovare, di cercarsi un posto, di cercarsi qualcuno che potesse supportare il suo viaggio. Ci sono degli aneddoti molto simpatici su delle persone dei vari forum italiani che parlavano di Transalp, sì, perché lui ha deciso di viaggiare col Transalp. Nella prima parte si parla appunto delle sue relazioni amorose, si parla delle varie fidanzate che lo hanno accompagnato, tra cui ce n'è una che, per chi non lo sapesse, Jonathan è partito per il giro del mondo con una ragazza. Poi ovviamente nel corso dei giorni, potete immaginare partire e viaggiare un mese in moto, due mesi, tutto il giorno, 500 km al giorno con una persona, potete immaginare i rapporti personali come vanno a farsi benedire. Adesso sono un po' imbarazzato perché continua a passare gente, ma non devo fermarmi, non devo perdermi perché sennò è finita. Insomma, Jonathan decide di partire. Ovviamente c'è gente positiva, gente negativa, ma Jonathan è pronto per partire con la sua favolosa Transalp. Parliamo un po' semplicemente del libro. Il libro è di 220 pagine, circa 200 esattamente, 245 pagine, e è scritto molto bene, molto grande. È un libro che non è particolarmente impegnato, si scorre via bene, e
circondato di fotografie molto interessanti e sono tutte fotografie che vengono raccontate nel libro. Per ogni fotografia c'è una situazione specifica molto molto interessante. L'altra cosa interessante che, di cui il libro è cosparso, è questi, metto il dito davanti perché non voglio che lo spariate, ovvero dei QR code che rimandano a dei video privati, dei video, delle immagini, dei video privati su YouTube che raccontano meglio il momento. Ci sono dei video qua dentro che sono incredibili, ci sono delle situazioni dove quando voi li vedrete rimarrete a bocca aperta. Quando andate a vedere questi link, guardate nei commenti, perché ce n'è uno dove troverete il mio commento divertito, dove veramente ho riso di gusto. Comunque Jonathan è parte, affronta tutta la parte dei Balcani, arriva in Turchia, si racconta un po' quello che è l'incontro con le popolazioni, con le persone diverse del luogo, delle usanze diverse che hanno. È un viaggio sicuramente molto impegnativo, ci sono delle situazioni di pericolo, delle situazioni anche pericolose, anche dove lui ha dovuto affrontare un pericolo, quindi non solamente pericolose come la situazione, ma proprio dove ha dovuto affrontare delle situazioni problematiche. E una parte molto interessante del libro è, una volta arrivato in Turchia, poi quando lui decide di andare verso la Russia, lui incontrerà delle persone, dei motoviaggiatori, ma dei viaggiatori giramondo, che per una cosa o per l'altra, oggi a distanza di circa 15 anni, queste persone non ci sono più. Quindi si scontrerà con la realtà dei fatti, ci si incontrerà con delle personalità, delle persone che voi leggete nel libro, conoscete, vedete anche delle foto insieme, e dopo però scoprite che a oggi queste persone, per delle motivazioni futili, non ci sono più, sempre legate al viaggio in sé. Questo è un viaggio a bassissimo budget, lui è partito con 2000 euro, tende, è tutto basato sul campeggio, sul coach surfing, cioè passare da divano a divano, dall'essere ospitato dalle varie persone che incontrerà durante il viaggio. Capiterà però non di rado che lui debba adattarsi, e per adattarsi intendo, non dico diventare una persona di strada, ma quasi per un periodo sicuramente, e ti fa rendere conto che questo non è un viaggio per tutti, perché se io un giorno ne ho letto le prime 100 pagine, ero tutto gasato, pronto per dire l'anno prossimo faccio il giro del mondo, le successive 100 mi hanno un attimo fatto aprire gli occhi, mi hanno fatto capire che questo non è un viaggio per tutti. È una cosa molto provante, soprattutto nell'animo, perché bisogna essere veramente disposti a tutto e mettere il viaggio prima di ogni cosa, cioè l'obiettivo finale del giro del mondo prima di ogni cosa. Lui affronterà delle situazioni, anche dovute a volte alla sua scarsa organizzazione, carnet du passage, varia burocrazia che purtroppo per fare un viaggio del genere è necessaria, che un ragazzo di 20 anni, suo malgrado, non aveva considerato. Quindi si troverà ad affrontare delle situazioni non volute, un po' particolari, non pericolose, ma particolari, che sicuramente non tutte le persone riuscirebbero ad affrontare, almeno io non ce la farei mai. Lui si trova in Giappone, a chilometri e chilometri dall'Italia, lontanissimo, a dormire sotto un ponte, ridotto a cercarsi un lavoro e lavandosi nei bagni pubblici, cioè delle situazioni veramente incredibili. Voi potete pensare che sia romanzato, sicuramente un po' lo sarà, ma ogni passaggio ritrae una fotografia di un momento o un piccolo video che vi fa capire che queste situazioni sono state vissute realmente. Ricapitolando un attimo, perché dovreste leggere? Perché è un libro che vi fa aprire gli occhi. Jonathan qua si mette a nudo, nel vero senso della parola, in alcuni capitoli si mette a nudo veramente, e vi fa capire un po', prima di tutto, i popoli. E vi fa capire in alcune situazioni la differenza di idea, per esempio, della donna, come è considerata la donna in varie parti del mondo. Allo stesso tempo, come tutto il mondo è paese, cioè le persone che noi, i vicini nostri, che noi consideriamo il male, magari troppo spesso, ci rendiamo conto che in fondo sono persone normali, come lo siamo noi. E questo per me è una testimonianza che tutti, al giorno d'oggi, con la politica del terrorismo che purtroppo abbiamo anche noi in Italia troppo spesso, la paura del diverso è una cosa che dovremmo imparare ad apprezzare, imparare a leggere. Stavo guardando se era Manuel Agostini, no, non è Manuel Agostini, però aveva un... vabbè. Si troverà in una situazione in Giappone dove
Io veramente lo stimo per questo, dove lui non si è arreso, dove però il 90% dei motoviaggiatori si sarebbero arresi, lui si ritroverà senza moto a, posso dirlo? Sì, lo dico, a dormire sotto un ponte, l'ho detto. E questa è una situazione che non tutti, almeno io parlo per me stesso, io non sarei stato in grado di gestire. Lui l'ha fatta, ha saputo risollevarsi e andare avanti, trovarsi un lavoro, e c'è una cosa molto bella in quel capitolo lì, dove lui si rende conto come nella società, quando tu stai dall'altra parte, cioè sei tu il clochard, sei tu il barbone, tra virgolette, ti rendi conto come dopo lui è riuscito a risalire da questa situazione? Come poi il tempo e la nostra frenesia poi ci fa praticamente dimenticare quelle persone lì. Cioè, no, lui diceva, insomma, che col passare dei giorni lui passava davanti a dove aveva dormito per mesi e neanche ci faceva caso. Questo mi ha toccato molto. Io con questo vi saluto, volevo solo raccontarvi un po' e darvi un po', più che raccontarvi il libro, volevo farvi capire quanto sono entusiasta di averlo letto, quello è la cosa importante. Ora devo andare perché devo andare a teatro a sentire i suoceri, cioè è proprio una roba incredibile, che mi guardano sempre, vi saluto i suoceri, adesso passano tre macchine. Il libro lo potete trovare su Amazon, costa 18 euro, vi lascio il link qua sotto. Jonathan non ha bisogno di presentazioni, se non lo conoscevate andate a cercarlo sui vari social, ma c'è su Facebook, c'è su Instagram, c'è su YouTube, c'è ovunque, organizza delle mototendate, dei viaggi in giro per il mondo, ormai è diventato un operatore turistico, ma allora era un ragazzo con tanti sogni e pochi soldi in tasca. Quindi con questo io ti saluto, spero che il video ti sia piaciuto e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ah, iscriviti se il video ti è piaciuto e solite cose, metti un mi piace, eccetera, eccetera, eccetera. Alla prossima! Ciao!